Ciao! Allora, consigli per gli acquisti di dicembre. Vi mostrerò anche qualche acquisto di novembre che mi ero dimenticata di mostrarvi, quindi metto tutto insieme. Primo consiglio che vi do è una rivista, ovvero un mensile, che è Myself. Questo è quello del mese di dicembre, io ho anche quello del mese di novembre con Julia Roberts in copertina e io ve lo consiglio perché veramente è un mensile assolutamente completo. Parla veramente di tutto: donne, moda, bellezza, salute, passioni, cucina, casa, viaggi. Veramente ricco, c'è tantissimo da leggere e quindi primo consiglio. Poi passiamo da Marianò. Sì, da Marianò avevo preso dei prodotti di una linea che Marianò tiene in esclusiva e acquistando, mi sembra, 69 euro di questi prodotti, davano in omaggio la sauna facciale. Allora, io avevo preso questi, che erano tra l'altro anche scontati perché sono veramente dei prodotti carissimi. Questa è una maschera che costava 59,80, che ho pagato appunto 47. Sono praticamente una maschera di questo tipo, maschera peel off, e si fa praticamente una maschera, c'è cioè dentro all'interno questa ciotolina con la palettina. E dentro ce ne sono soltanto 5, mi sembra. Sì, 5 maschere, veramente proprio, secondo me, veramente carissime. Però, vabbè, a parte che erano scontate del 20%, l'ho presa perché volevo la sauna facciale. Stavo dicendo la fauna, pensate voi. E poi, per arrivare appunto a 49, a 69, da 47, ho preso anche questo prodotto, che è un'acqua micellare. Questa non era scontata, appunto 21 euro, carissima anche questa. Questa è una marca appunto che tengono in esclusiva da Marianò, è una marca svizzero-francese, vediamo. È francese, ma la fanno in Svizzera. E questa appunto è un'acqua micellare che però non ho ancora utilizzato perché ne sto finendo un'altra della stessa marca. Avevo preso anche le compresse proprio per fare la sauna e quindi vi vado a far vedere la sauna che mi hanno appunto regalato ed è appunto in questa scatola. È composta da due pezzi. Ok, quindi c'è il pezzo, diciamo, che va poi collegato alla corrente, qui dentro va l'acqua insieme poi alla capsula. Si inserisce in questo modo ed ecco pronta. Da questi fori, appunto, fuoriesce il vapore, la compressa si inserisce, poi qui si sposta e si ha detto proprio di mettere il viso appunto dentro qua e questa appunto è la sauna facciale. Le compresse appunto per la sauna le avevo comprate, costavano ben 31 euro, ce ne sono 10 e sono delle compresse facciali per bagni di vapore aromatiche. E sono queste che servono poi anche, cioè, per non sprecarle, visto che costano parecchio, perché 3 euro l'una più o meno costa, sono veramente molto buone. Io le ho già usate, ma vai a quel paese, vedete, ecco, sauna viso, sono molto buone e poi si può utilizzare eventualmente l'acqua facendola magari un po' raffreddare per il pediluvio. Continuiamo con Marianò e continuiamo con sempre questa marca, questo brand che loro tengono in, come vi dicevo, in esclusiva, che è la Kirines. E ho preso questa confezione che viene 43,95 perché volevo provare alcuni prodotti che sono questi tre. Ora ve li faccio vedere. Tanto questo poi la confezione è anche molto carina così in latta. E comunque ho detto, ma proviamo. Allora, i prodotti sono tre, due in, tanto qui cade tutto, non importa, ovviamente troppe cose. Allora,
Uno è in full size, che è la crema, poi c'è il siero, che ero curiosa di provare, che tra l'altro questi prodotti, come appunto avete visto, sono piuttosto costosi, quindi 43 euro per provare tre prodotti, di cui una full size, non mi sembrava affatto male il prezzo. Questo è il siero idratante, appunto, e sono 10 ml. Poi c'è il contorno occhi, il siero contorno occhi, che sono 5 ml, e poi c'è la crema, che è una bella confezione, che è questa, una crema idratante, bella come confezione, e sono 50 ml, esatto, molto molto bella come confezione davvero, e va bene. Quindi, insomma, questa è anche un'ottima idea regalo per magari per voi stesso, per anche la vostra mamma. Ok, poi continuiamo da Marianò. Cosa ho preso? Allora, da Marianò ho preso due palettine per occhi, che sono queste due, Clarins e Lancôme. Lancôme era scontata del 40% e da 50 euro l'ho pagata, mi sembra 35. Comunque vi lascio tutti i prezzi qua sotto nell'info box, perché alcuni prodotti sono scontati, c'è proprio il bollino 40%. Allora, è appunto all'interno di questa pochettina, e queste sono le confezioni specchiate di Clarins sul dorato, ed è veramente bellissima. Io quando l'ho vista mi è piaciuta proprio tantissimo. Allora, innanzitutto i pennellini, guardate come, quanto sono belli ed eleganti, i colori sono spettacolari. Qui c'è la protezione, che ora non riesco più a togliere. Fantastico. Allora, vi faccio vedere i pennellini perché sono qualcosa di spettacolare, secondo me. Allora, sono veramente fatti benissimo. Allora, sono dorati e sono fatti così. Questi sono classici, però fatti bene, insomma, che sono anche utili e si possono tranquillamente utilizzare. Ah, vediamo se riesco a togliere la protezione. Cioè, è incastrata. Ok. Ah, ho capito, era messa in un modo che non capivo. Ok. Allora, vi faccio vedere i colori. 1, 2, 3 e 4. Sono appunto questi. Allora, questo è il più scuro, il nero, il grigio, questo è il grigio, non è tanto scrivente a dire il vero, e questo è il rosa. Poi scrivono solo quegli scuri, quegli scuri veramente. Vabbè, Lancome. Ah, non vi ho detto come si chiamavano le palettine. Allora, questa è la numero 06 Wet and Dry. And dry. Ho detto dry. Wet and Dry. Ok, è la numero 06. Giuro che non ho bevuto, anzi, no, a pranzo ho bevuto una birra piccola. Poi di Lancome. Questo, ecco, vedete, c'è proprio, eccolo qua, il 40%, ed è la A80, la palettina. Allora, la confezione è questa, è la linea appunto Absolute Palette, ed è fatta così. Questa è la protezione. Molto carina. Anche qui togliamo. Allora, qui ci sono tre applicatori. Anche questi non sono fatti male. Sono questi tre.
quindi addirittura tre, e i colori sono proprio belli. Non li vedete proprio bene voi? No, peccato, peccato, peccato. Sono dei colori veramente carini, tenui, delicati. Bella. Poi andiamo avanti. Da Maria No, cosa ho preso d'altro? Ho preso questo mascara. No, questo non l'ho preso da Maria No, ho sbagliato. Acquasapone. Da Acquasapone ho preso questo nuovo mascara Scand Eyes Volume Flash mascara della Rimmel. L'ho già utilizzato, è un buon mascara. Ha lo scovolino cicciotto, quindi grande, un po' come quello di Kiko, il Luxurious, assomiglia abbastanza. Poi, andiamo avanti. Andiamo avanti, cosa vi faccio vedere? Vi faccio vedere gli acquisti che ho fatto della Essence all'OVS. Ho trovato i due pennelli, quello del powder brush e il blush, che sono appunto questi due. Poi ho trovato, questa l'ho presa proprio oggi, la nuova linea, scusate, la nuova edizione limitata Circus. Questo è il profumo, costa sui 7 euro e qualcosa. Poi, ma lo regalo, quindi questo non lo apro, nemmeno questo che lo regalo. Questo è l'highlighter powder, la polvere illuminante, non li swatcho. Poi ho preso questi che sono gli sticker, eccoli qua, dorati. Poi c'era questo che è lip, è un rossetto liquido rosso, e poi c'erano gli ombretti in crema e cream e shadow. Quindi c'era il numero 01 It's Magic, che è questo dorato. Poi il numero 02 che è questo e poi il numero 03 che è appunto questo. Poi, ho trovato la Corinne de Farm, che è una marca francese. Io avevo trovato solo pochissimi prodotti da Acquasapone. Da OVS li trovate, almeno io li ho trovati. Ho preso le salviettine tonificanti e idratanti, 98% di origine naturale, senza parabeni, senza coloranti, eccetera. Poi ho preso questo struccante occhi, che ho preso l'acqua di rose, il latte detergente e la crema anti-rughe, che è fatta così. Questa costava 9,99 euro, questo me lo ricordo, e analizzerò poi bene l'inci. Questi sono per me, ma com'è possibile fare rumore? Ah, ok, perché doveva uscire il prodotto, ok. Ok, 9,99 euro questa crema anti rughe, 98%
96, qui in questo caso di origine naturale, 96%, comunque senza parabeni, senza coloranti. Poi andiamo avanti. Dove S, direi che ho terminato. Poi, avevo preso da su Asos.com, che spedisce in Italia gratuitamente, questa palettina della Too Faced che era in offerta. Vi lascio il prezzo, comunque adesso l'ho trovata a prezzo pieno. La Glamour To Go. Anche questa secondo me è un'ottima idea regalo, l'avevo pagata comunque 20 euro ed è fatta così, veramente carinissima. Allora, qui troviamo gli ombretti, questi 8 ombretti, alcuni matte, alcuni shimmer e poi sotto, ok, qui c'è un blush, un bronzer e un lip gloss, diciamo. Carinissima anche come idea regalo, è veramente carina. Poi andiamo avanti. Kiko ha approfittato degli sconti. Ho fatto sia un ordine, se sono andati in negozio in ordine, l'ordine che avevo il 20% di sconto perché avevo la cartolina, ho preso, che sto già utilizzando, aiuto. Questo olio per il viso struccante che è veramente valido e rimuove molto bene il trucco. Poi ho preso un rossetto da quello da 2,50 euro della linea base che è un nude numero 96, che è questo. Un nude che tende comunque al rosa. Poi tutto il resto è noia, non scherzo, tutto il resto sono ombretti, quindi sia nell'ordine e sia in negozio oggi da Kiko ho preso tantissimi ombretti e anche matitoni. Magari vi faccio un video a parte, non so. Allora, ho preso il nero che è il numero 20, che mi piace moltissimo. Questi matitoni comprateli tutti se potete, se avete la possibilità. Poi ho preso il numero 17. Vi farò un video a parte perché non credo di farcela, che è questo stupendo viola. No, blu scuro. Non è viola, il viola è un altro numero. E poi tantissimi ombretti ho preso, veramente tanti, tanti. Alcuni, tipo questo che è il mio preferito, è il 125, già mi sembra il terzo giorno che lo applico. E altri li ho presi stamattina, ma vi farò un video a parte perché sono veramente tanti, così vi faccio bene gli swatch, ve ne parlo meglio. Poi andiamo avanti. Cosa vi dovevo far vedere? Ah, da Mariano mi hanno regalato questa borsina di pupa, carinissima, fatta così, con dentro non si vede bene perché è nero. Comunque ha degli scomparti, è proprio carina. E poi mi hanno regalato una sciarpa di questo colore. Wow, fucsia, ed è una sciarpa di Calvin Klein. Eccola qui. È veramente morbida, un colore molto particolare. eBay. Allora, su eBay ho preso un fondotinta che ho già utilizzato e mi piace tantissimo ed è questo di The Body Shop. Ed è il numero 01, bellissimo e buonissimo, veramente molto molto valido. Che qui dovrò fare video su video di sui fondotinta. Questo è un fondotinta che consiglio veramente a tutte, veramente
bellissimo. Mi sono anche impiastricciata. Ah, ieri mi sono anche comprata questo orologio. Mi si è rotto il mio, cioè mi si è rotto il cinturino. E ho preso questo della Festina. Molto carino, l'ho pagato 79 euro. Attualmente mi sono comprata un po' di cosine. Poi sono andata in una parafarmacia e ho preso un fard della Bioniche, che è questo fard compatto effetto velluto. Non c'è il numero. Tra l'altro è senza conservanti, senza profumo, senza glutine addirittura. Stavo guardando, ma che strano. Vabbè, tiriamolo fuori. Ah, ecco, il numero 02 Peach. Questa è la confezione. L'ho pagato sui 18 euro. E questo è il colore. Non lo vedete bene. Bello. Molto molto carino. L'ho messo qui. Insomma, qui c'è tutta la mano impiastricciata. Poi mi hanno regalato in questa parafarmacia un profumino Caudalie, appunto in omaggio. Sono stati veramente carini. Eccolo qua. Ed è fatto così, da borsetta. Poi, Neve Cosmetics, da Neve Cosmetics ho preso la palette vuota che era in saldo, che è fatta così, e ho preso qualche ombretto, qualche cialda, che sono le prime quattro. Sono questa, questa, questa e questa. Le altre sono di Stila e di Madina, quindi sono queste quattro. Vi farò anche qui un video a parte per farvele vedere meglio. E poi ho preso questo è l'omaggio, invece ho preso il Cannabis Street. E poi vabbè, in omaggio mi hanno dato l'origami, il blush e la bustina e anche un sacchettino di cartone. eBay. Su eBay ho preso due blush Benefit che sono il Georgia e il Coralista. Credo che non siano originali, anzi ne sono praticamente quasi certa. Me l'aveva detto anche una mia amica che è difficile trovare prodotti originali su eBay di Benefit, così come anche di altri brand. Comunque, questo è il Coralista con il suo pennellino. L'ho già usato e non lo so se è originale. Comunque, vi lascio comunque il link di dove l'ho acquistato. Questo è Georgia, mi piace molto. Aiuto, cade tutto. Non so, oggi mi cade tutto. Ed è questo, veramente molto luminoso questo. Poi ho preso un altro pennello, avevo preso già questo. Se ricordate, se ricorderete, e ne ho preso un altro che però è qui fatto così, con è scritto Emily, è leggermente diverso come colore il manico, però è uguale. Poi vediamo cosa manca. Sephora, da Sephora ho preso il pennello numero 45, che è questo. Che da un po' che lo volevo, morbidissimo, veramente bello. E ho preso un rossetto Dior che è esattamente il numero 670. Sono quei rossetti lunghi fatti così. Bellissimo. Si è chiuso, che non ho ancora usato. Ok. E
E questo è il colore. Provo a farvelo vedere. Eccolo. Bene, vi ho mostrato quindi tutti gli acquisti. Cercando di capire come funziona sto rossetto. Va bene. Niente, vi ho mostrato quindi tutti gli acquisti di dicembre e quindi almeno fino adesso. Vi mando un bacione e alla prossima. Ciao!